Buongiorno ragazzi, bentornati in un nuovo episodio di This War of Mine, la mia guerra personale. Questa è la mia guerra personale per cercare di sopravvivere a questi tre stronzetti, Pavle, Bruno e Marco, che abbiamo superato praticamente il secondo giorno. Siamo alla notte tra il secondo e il terzo giorno e riprendiamo dove abbiamo lasciato. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa serie, se la porto avanti, se andiamo avanti fino a quando moriranno tutti di fame o in qualche modo tragico, come è successo praticamente nell'altra serie mia. Ma sono bravissimo a gestire le cose, forse sono più bravo a gestire le ferrovie che a gestire le persone. Quindi prendiamo Marco, l'abbia del rovistatore, e torniamo di nuovo al cottage abbandonato dove ci siamo stati l'ultima volta e cerchiamo di vedere se riusciamo a sopravvivere un altro giorno. Allora, cosa ci prendiamo di importante qua? Prendiamo la pala con noi. Non dovrebbe esserci niente di interessante, ma niente di pericoloso. Quindi lasciamo tutto il resto a casa. Speriamo che nessuno venga a romperci le balle e andiamo a rovistare. Ci ricordiamoci che ci è stato detto che c'era un cecchino. Quindi iniziamo fin da subito a cercare qua fuori. Abbiamo bisogno di un sacco di materiali. Ecco, questi materiali qua, appunto. Polvere da sparo. Sì, è utile la polvere da sparo, ma... cioè, vabbè, la prendiamo. Vediamo cosa si può fare. Cos'altro c'è qua? Poi rovestiamo. Legna. Legna. Ci serve tanta legna, ma soprattutto... soprattutto siamo carenti di materiali quali i componenti. I componenti servono sempre dappertutto, ho notato. E mi sono fatto furbo a questo giro, cambio strategia. Allora, altra legna, ok, bene. Sto rovesciando, scovando, cercando tutto dappertutto. Dopodiché, prima di andare via da questo postaccio, soprattutto quando avrò rovesciato dappertutto, metterò tutto in un posto segreto, in un nascondiglio, così eventualmente la prossima volta quando dovrò venire saprò dove cercare la roba, capito? Ecco, già adesso mi ritrovo che più o meno ho bisogno di un posto dove lasciare la roba. E ovviamente l'unico posto dove posso lasciare la roba, per quanto mi riguarda in questa situazione, è questa rovina qua. Questa rovina qua. Perché un posto dove ancora ho lasciato della roba. E come si fa a lasciare la roba? Così, ok, buono. Dobbiamo fare questa cosa di spostare gli oggetti da una parte all'altra. Abbiamo le... cos'è che sono? Bossoli di pistola. Ma lo zucchero forse è più importante. Zucchero prendiamolo, per non saperne leggere e scrivere. Ok, altre due panche di legno, lasciamole lì. E guardate qua, componenti che ci servono. Questi ci servono. Ci servono perché ci servono per tutti... tutte le robe che dobbiamo costruire a casa praticamente hanno bisogno di questi componenti. E dobbiamo prenderle. Forse non è una serie molto divertente questa, perché non riesco a far battute quando si parla di guerra e morti e insomma condizioni di abbastanza disastrose. Però è una serie che decisamente io vi consiglio di provare se vi può interessare. Ovviamente si tratta sempre di sopravvivenza. Insieme a questo, se non avete provato, c'è anche Sheltered. Sheltered, che è sempre un discorso di sopravvivenza in un mondo tipo Fallout, atomico e quant'altro. Dovrei riuscire ad aprirla, ma mi serve i piedi di porco. Cosa c'è qua sopra? La foto di famiglia, bene. Ci siamo. Allora, scaviamo anche questo posto. Forse mi servirà il piede di porco per aprire quella porta lì. E abbiamo altri materiali, tanti materiali. Questa porta bisogna forzarla, anche questa. Abbiamo due cose che sono da forzare qui dentro e non riusciamo a forzarle in questo momento perché non abbiamo il piede di porco con noi. Quindi vediamo di prendere tutte le provviste, tutto quello che ci serve effettivamente, darci la gamba da questo posto. Allora, abbiamo bisogno di espandere la nostra casetta e anche abbastanza in fretta. Quindi prendiamo un bel po' di componenti perché sono l'elemento fondamentale in tutto ciò. Lasciamo giù il giocattolo che non ci serve a niente. Anche il bossoli delle pistole, beh, quasi quasi posso prenderle. E anche lo zucchero, 10 unità di zucchero. E quanta legna abbiamo? Beh, la legna possiamo prendere anche un po' di legna. Ecco qua, abbiamo 15 su 15, un sacco di componenti. Ma non tutti i componenti, attenzione. Attenzione, abbiamo solo 3 componenti su 4. Vabbè, prendiamoci tutta questa roba e via, andiamo via da questo postaccio. Guardate cosa ho trovato, gran bottino stanotte. Come se non sapessi. Marco è andato a cercare, ha trovato, è stata una nottata tranquilla. Per fortuna nessuno ha cercato di spaccarci la casetta. Allora, vediamo di pompare questa cosa. Riusciamo a pompare questa cosa?
Laboratorio migliorato. Riusciamo a migliorarlo? 14 su 37, 1 su 1, 5 su 7. Non ho capito cosa sta facendo, ma sì, ci riesce. Lui è stanco, quindi lui va a dormire. Lui ha fame, quindi lui va a cucinare. Lui e lui e lui e lui, è tutto così qua, è tutto così. Avrò bisogno ovviamente dei piedi di porco da costruire molto in fretta. Legna solo una, ma tutta la legna che ho portato solo una mi ritrovo. 5 libri però, guarda la pazienza. Dai, 2 libri possiamo sacrificarli per fare un buon pasto. Sacrifichiamo la cultura, la scienza, l'intelligenza. Bruciamo tutto. Intanto abbiamo... la radio. Possiamo fare la radio adesso? Sì, possiamo fare la radio. Possiamo farci una chitarra. I pannelli. I pannelli per coprire buche e finestre del rifugio per essere più protetti dai saccheggiatori. Giardino delle erbe. Laboratorio delle erbe. Ragazzi, trappole per piccoli animali. I ratti. Ci mettiamo la radio? Ci compriamo la radio? Bruno. Marco. Marco, tu devi costruire. Bruno deve far da mangiare. E Bruno dice che ha fame. Ma Bruno intanto non cucina. Quindi Bruno fa il furbo con me. Ci sono rimasti dei vegetali. Qualcuno mangerà un po' di erba quest'oggi. Probabilmente Pavle, visto che non fa niente. Spero che riusciremo a mantenere caldo sto posto. Continuo a ripeterlo. Cosa dovrei pensare? Dovrei pensare che mi servirà una stufa prima o poi. Una stufa. Una stufa. E là! Ho qualcosa che ti... C'è qualcuno alla porta? Bruno, Bruno, tu sei il migliore qua. Vai a aprire la porta. Mangia, Marco, che hai bisogno di cibo, di energia. Non è stato facile arrivare qui. Facciamo in modo che ne sia valsa la pena. Marco, tu devi andare a mangiare. Bruno, non girare le spalle al nemico, cazzo. La nostra roba, cosa vuoi? Allora, allora. Questo è Franco. Franco... Franco è intelligente. Franco, vuoi fare uno scambio? Toh. Davvero ti interessa? Devi farmi vedere parecchio in cambio. Oh, bello. È tranquillo. Un po' di zucchero. Tieni, 3 unità di zucchero. Affare fatto. Grazie, ma ne ho ancora. Guarda, vai via. Beh, cerca di tornare, dai. Addio. Per ora va bene così, bene. Bruno, vai a mangiare intanto. E Marco, visto che è stanco, andrà a sentire un po' alla radio. State ascoltando Radio Pogoren. Stiamo ascoltando la radio. È un grande rammarico che vi comunichiamo che questa mattina il nostro collega Jovan è morto. Già un cecchino mentre si recava al lavoro. Non andare al lavoro, scusami, Cioè, che discorsi sono? Le forze di governo non consentono gli aiuti di raggiungere la città, sostenendo che finirebbe nelle mani dei ribelli. Bravi. Cosa costruisco adesso? Cosa costruisco adesso? Cosa diavolo devo costruire adesso? Questo è un bel dubbio, un bel dilemma. Tanto il piede di porco ci servirà sicuramente. Quindi cosa ci rimane da costruire? Un altro letto. Sì, ma siamo in 3. Un letto ci basta, cioè, per ora, sinceramente. Teniamoci materiali. Teniamoci materiali, che quelli saranno sempre utili. La radio ci dice che il tempo sarà buono, caldo e sereno. Basta dormire, quindi Marco vai a dormire. E tu, invece, mi devi dire cosa mi serve per la stufa. Perché la stufa è importante, soprattutto in questo periodo. Allora, la stufa dov'è? Stufa, eccola qua. 18 componenti e tanta legna. Porca vacca. Abbiamo bisogno di cibo. Abbiamo esaurito completamente il cibo. Abbiamo bisogno di cibo. Sono meglio di niente, sì. Vai a sederti. È la roba che ti riesce meglio fino a sto punto. Tanto Bruno sta cercando di farsi del male col piede di porco. E... Bruno, cosa ci trovi, Bruno? Altra erba. Bene. È un libro. Ottimo. Come si fa a riparare la pala? Si può riparare la pala? Come si fa a riparare la pala? Dannazione. È venuto Franco a trovarci. Da quello che ho capito, Franco viene a trovarci ogni 3 giorni. Quindi di notte, dove andiamo? Pavle, fai la guardia e tu dormi a letto. Bruno, tocca a te dormire perché domani fai da mangiare. Ecco, non per altro, fai da mangiare. Ci serve qualcuno che ci faccia da mangiare. E io dove vado? Vado alla villa distrutta o alla scuola bombardata. Montagne di materiali. Montagne di materiali anche qua. Andiamo. Allora, diamoci materiali e roba di base. L'arma la lascio a casa perché in caso ho bisogno di che qualcuno si protegga. Le sigarette, tizio, non le fuma, coso, no? Dai, andiamo a rovistare. Può essere molto pericoloso, i disertori non sono soldati disciplinati. Il problema è che se hanno delle armi, sono cazzi.
Posso prendere la palla e tirargliela in testa? Non so come, non so minimamente come funziona il combattimento qua, ragazzi. Quello è il problema. Piano. C'è niente qua? No. Non posso nascondermi in un barile, tipo, no? Sto diventando molto emozionato, molto teso. Porca troia, prendi tutto. Ma ho bisogno di cibo. Cioè, per quanto le gambe sono intorpidite, non si apre. Mannaggia al clero. Andiamo su. Adesso prendo a bastonate in testa quello lì. Vai. Allora, bello. Che fa? Oh, è scappato. È andato a prendere il fucile. C'è una lettera d'amore. Sembra che il proprietario della villa sia innamorato di una donna che gli ha curato la ferita. Almeno ha trovato un po' di conforto. Bello, bello lui. Ah, ecco, così ci si nasconde. Ok. Porca troia. Questi vogliono farmi male. Perché c'ho un coltello e un coltello a metà? Ti troverò. Ok, non è stata la scelta più intelligente la mia, il mio approccio. O forse semplicemente il livello d'allerta. È diventato improvvisamente un gioco stealth dove io non so esattamente. Attenzione. Sì, ma se questi girano insieme, bello mio, cioè non è che posso prendere la botta in testa. Vai, vai, piglialo, ammazzate. Sto chiedendo aiuto. Non chiedere aiuto, muori. Ti prego, basta. Ok, l'ho messo KO. Vediamo un po' cosa aveva addosso. Ho ucciso due persone. Qui non c'è niente, è morto. Ho usato la pala per uccidere due persone. Bravo Marco, oh mio Dio. Oh, aveva un coltello questo stronzetto. Tu pigliati in legno e dammi il coltello. Però almeno con la palla lo metto KO. Non è che dopo lo ammazzo tipo col coltello. Ok, vabbè. È andato. Dai, 10 minuti. Allora, via, via. Un po' di via componenti. Dammi il cibo in scatola. Via altri componenti. No, i componenti. Peccato per i componenti. Prendi la cosa qua. Abbiamo dell'acqua. E mettiamo in frigo. Sì, abbiamo messo in frigo la roba. Buono. Corri all'uscita. Corri all'uscita prima che arrivino i cecchini che ti ammazzano. Alba ha raggiunto Marco. Sarà più difficile tornare. No. E inizia il quarto giorno, ragazzi. Inizia il quarto giorno. Abbiamo avuto qualche problema, ma ci auguriamo che Marco torni presto. No, Marco, no. Dove sei, Marco? Ha fame, è stanco e ha fame. E non c'è più nessuno qua. Sto qua ha fame ed è stanco. Quell'altro ha fame e basta. Toh, Miglia, mangiati la carota. Finché arriva Marco, ragazzi, io direi che concludo qui questo episodio. I primi scontri ci sono stati. Abbiamo preso a pala in faccia due persone innocenti. Probabilmente. Anzi, se uno aveva il coltello non era proprio innocente. Però quello chiedeva scusa, chiedeva di fermarmi, io invece sono andato avanti e l'ho stecchito. E vabbè, così in guerra, ragazzi. Vi ringrazio per l'attenzione. Se vi è piaciuto questo episodio lasciate un like. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Mike senza nome, passo e chiudo. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao.